mai distribuito Gran Padano con aflatossine. Questa è la dichiarazione del consorzio di tutela in relazione all'inchiesta portata avanti in questi giorni dalla Procura di Brescia. Il Gran, spiega la nota, non è andato e non potrà andare in distribuzione se non perfetto dal punto di vista sanitario. Il problema delle aflatossine prende avvio con le forniture di latte di settembre e dei mesi successivi. Il Gran Padano prodotto in quel periodo potrà essere distribuito invece solo a partire dal prossimo luglio e dopo accurati controlli sanitari, affinché il formaggio risulti assolutamente sicuro. Il consorzio ha reso noto che si costituirà parte civile contro coloro che consapevolmente e infrangendo la legge si sono macchiati di un grave reato penale. Il latte fuori norma non poteva nemmeno essere ritirato dalla stalla. Non sarà mai consentito a pochi furbetti, conclude la nota del consorzio, di delegittimare un intero sistema. Si avvia alle battute finali con la notifica degli avvisi di garanzia la maxi indagine coordinata dal sostituto procuratore Ambrogio Cassiani e gestita dal NAS di Brescia sul caso del latte contaminato da aflatossine utilizzato in alcuni caseifici del bresciano per produrre forme che avrebbero anche ricevuto il marchio a fuoco di Grana Padano. Una cinquantina le persone che dovranno rispondere di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, tra loro imprenditori, allevatori e titolari di caseifici. Una dozzina in totale gli impianti coinvolti, localizzati tra la Bassa Bresciana e il Lago di Garda. La protesta degli allevatori torna in piazza sabato 2 aprile a Udine, alla presenza di 100 sindaci, esponenti della politica e vertici di Coldiretti. A un anno dalla fine delle quote latte, di fronte ad una crisi senza precedenti, gli allevatori italiani protestano ancora una volta contro l'ingresso in Italia di centinaia di milioni di chili di latte straniero, prodotti trasformati e semilavorati industriali che vengono poi spacciati come made in Italy. In piazza ci sarà anche la pronipote della Mucca Onestina, simbolo della battaglia degli allevatori. Non tutte le varietà d'ulivo mostrano la medesima vulnerabilità alla xylella. Secondo un recente studio dell'EFSA, infatti, non tutte le varietà mostrano la medesima sintomatologia. Sembra che il batterio trovi più difficoltà a colonizzare le cultivar Coratina, Leccino e Frantoio, mentre trova la strada letteralmente spianata con la Cellina di Nardò, una delle più diffuse nell'area infetta. Per comprenderne il motivo, sono necessari altri test in laboratorio.